Si è spento all'età di 88 anni James Best, l'amatissimo sceriffo Roscoe Coltrane, coprotagonista di una delle serie televisive più amate e seguite degli anni 80. Hazard andò in onda dal 79 all'85 e ancora oggi vanta milioni di fan in tutto il mondo. Ma che fine hanno fatto gli attori della serie? Tom Wopat, che interpretava Luke Duke, ha continuato a lavorare in televisione anche se in ruoli secondari. John Schneider, che prestava il volto al fratello di Wopat, Bo Duke, ha avuto più fortuna e uno degli ultimi ruoli che ha interpretato è stato quello del padre di Clark Kent in Smallville. Catherine Bach, la bellissima cugina Daisy Duke, nonostante fosse stata eletta tra le attrici più sexy di quegli anni, ha avuto una carriera non molto brillante. Sarre Book, il perfido Buzz Hogg, è venuto a mancare nel 1994, ma ha continuato a lavorare moltissimo fino all'anno prima della sua morte. Dan Belpile, lo zio Jesse, è deceduto nel 97, ma ha continuato a lavorare moltissimo in teatro fino a pochi mesi prima di morire. Infine Roosevelt, il cane che interpretava Flash, è morto nel 1996, ma fino ad allora ha lavorato in numerosi film per famiglie e ha partecipato a tutte le reunion con il cast della serie.